L'Avellino strapazza il Foggia e si riprende dopo il KO di Cremona che aveva innescato qualche polemica di troppo tra Walter Novellino e Walter Taccone. Pace fatta tra i due anche in campo, visto il rendimento dei biancoverdi, doppio Morosini, doppio Ardemagni a completare la cinquina biancoverde. Gigi Castaldo ad un solo minuto dal suo ingresso in campo. Un Foggia che per la verità ha concesso tantissimi spazi all'Avellino, che non ha perdonato nel primo tempo, poi ha completato questo capolavoro tattico anche da parte di Novellino nel corso della gara. Foggia che ha sorpreso se stesso probabilmente, non tanto l'Avellino, visto che si è schierato con un 3-5-2 invece del consueto 4-3-3 di Giovanni Stroppa. Ma a prescindere dai moduli, un Avellino che è sceso in campo con un atteggiamento rabbioso e aggressivo per riscattare la prestazione contro la Cremonese. È funzionato tutto bene in avanti con gli attaccanti, ma soprattutto l'innesto di Soufiane Bidaoui ha fatto la differenza, un calciatore che ha dimostrato di avere qualità e tanta voglia di riscatto e ha voglia di spaccare il mondo già in avvio di partita, un calciatore che con la continuità nell'arco di tutti i 90 minuti potrà essere davvero devastante per l'Avellino, che si gode i suoi attacchi e si gode anche il rendimento dell'altro esterno. Oltre a Soufiane Bidaoui, Salvatore Molina, autore di un assist, ha subito anche il fallo da rigore ed è entrato nell'azione del quarto gol del 4-1. Unica nota stonata, il rigore concesso al Foggia per un fallo, un tocco con il braccio inesistente, valutato tale dal direttore di gara Pinzani di Empoli. Migliorini che la colpisce con il ginocchio, Pinzani evidentemente appostato male in area di rigore, che ha battezzato male il tocco di Migliorini. In ogni caso l'Avellino ha vinto con merito al di là di questo episodio e guarda avanti la trasferta di Cesena. Avellino privo di cercherà di recuperarlo per la trasferta romagnola, ma questo Avellino con Rizzato o meno è certamente una garanzia al momento. Dal Partenio Lombardi è tutto, lanciamo le interviste del post partita Novellino a Morosini e a Stroppa e a Fedele per quanto riguarda il Foggia. Allora, intanto devo dire che io l'avevo preparato in una maniera diversa, perché pensavo che loro facevano il 4-4 e il 4-3-3 e hanno fatto un altro tipo di gioco, ma l'aggressività l'avevo già preparata, perché io ho detto che in casa con Bedovi dovevamo trovare l'uno contro uno da una parte, sia da una parte con Molina sia dall'altra parte con Bedovi. Bedovi ci ha dato questa ampiezza e questa profondità che ci ha consentito. Ma già il calcio d'inizio, se avete notato, era un calcio d'inizio diverso dagli altri, perché siamo partiti subito all'attacco, portando subito la palla a prendere un calcio d'angolo, perché io credo che noi siamo una squadra che deve, quando gioca non deve avere paura di nessuno. È chiaro che fisicamente dobbiamo star bene e l'abbiamo dimostrato. Reazione fa parte della sconfitta immeritata di Cremona, perché abbiamo visto anche oggi la Cremonese ha vinto 4-1, mi sembra, 3-1, una partita che tra l'altro noi come minimo dovevamo pareggiarla, l'abbiamo dimostrato sul campo. Quello che è successo durante la settimana è lo stimolo per tutti, no? Perché d'altronde è solo il campo che può dire la verità, solo il campo, che il lavoro, quello che io faccio, la passionalità che ci metto, la passionalità che ci mette anche il presidente, perché lui può esternare delle cose, però lo fa credo in fin di bene, insomma è una persona che, al di là di questo, io ho un compito, era quello di tenere tutto tranquillo, ma l'aggressività sulla partita. Abbiamo lavorato su questo, ecco, abbiamo lavorato fingendo delle sagome, eccetera, eccetera, e la squadra ha vinto meritatamente. Insomma. Ecco, Walter, se questa squadra, la tecnica di base, che complessivamente pure può vantare in diversi elementi, aggiunge anche questo aspetto caratteriale, questo approccio veramente molto positivo e propositivo, insomma, questa diventa una squadra assolutamente pericolosa. Ma io voglio questo. Voglio questo, perché io nella mia vita da calciatore, da allenatore, non ho mai vinto niente senza aver lottato, senza la passione.
se loro sanno che cos'è la passione, diventa tutto più facile. E devo dire che loro mi hanno ascoltato. Ieri sera, quando hanno visto la partita, tra virgolette vi dico un aneddoto, un fatto che dovrei tenerlo per me, ma lo dico, la partita Pescara e Frosinone, che erano tutti lì insieme, tutti che facevano le battute, ho detto ho già vinto la partita domani, perché importante è il team, è la squadra, e il team comprende magazzinieri, comprende un po' tutto. Però siamo in una fase dove dobbiamo arrivare più presto ai 50 punti e poi vedremo cosa sarà. Rimaniamo coi piedi per terra. No, gli dico la verità, doveva giocare Rizzato, ma dopo ha giocato Falasco. Sapevamo, abbiamo lavorato tantissimo su alcuni giocatori importanti del Foggia, però non sapevo che il Foggia giocava col 3-5-2, d'altronde non l'ha mai fatto. Ma al di là di questo ho capito, allora ho chiesto ai ragazzi di farli, anziché aspettarli, di andarli a prendere altri, perché non avevano un grande palleggio, insomma. E quando non si ha un grande palleggio, quando si gioca a tre, si fa fatica un po', un attimino da dietro. Sì. Ma io credo molto nel possesso di palla quando noi lo facciamo, però nella verticale è importantissimo, è fondamentale quando hai dei giocatori che cercano. Bedaoui è stato determinante nell'uno contro uno, e quando tu trovi un giocatore dell'uno contro uno non apri tanto la squadra, la tieni sempre chiusa, bloccata, e hai la possibilità di verticalizzare, di fare questi cambi di gioco. Nessuno in squadra si sente di essere titolare? No. Ha una bella carta d'arrivo, ma io non... ma io Allora, aspetta, ti fermo. Prima di tutto, il problema mio non è avere l'abbondanza, era non avere l'abbondanza. Punto. Io sono felicissimo di avere questi problemi. Punto. Ho molto rispetto di tutti. I ragazzi sanno che sono una persona leale e rispetto tutti. Per quanto riguarda il portiere, non mi sembra che stia facendo male. Vabbè. Impariamo, io lo dirò. No, ma perché dobbiamo far finta di niente? È un tuo parere, scusa, è un'opinione. Ma io posso rispondere? Io rispetto la tua opinione, ma ci mancherebbe. Anche c'era rigore, non so come mai, ma no, lo so che non era rigore, perché in continuazione gli dicevo al quarto uomo non era rigore, perché la quinta volta mi buttava fuori, allora è stato zitto. Vorrei parlare in inglese, ma non lo posso fare. Vorrei dire che dobbiamo stare sereni e tranquilli, perché il campionato è lungo e noi dobbiamo arrivare prima ai 50 punti, ci dobbiamo salvare e poi vedremo le nostre... Ultima domanda e chiudiamo. Volevo chiedere se tu sei contento della doppia per il modo fisico che insomma ha già detto, che era solo bisogno di un po' di tempo in tal rispetto agli altri anni, anche un po' di gaspare, in qualche modo, quindi si è attaccato sulla porta, non si sa possibilità di un po' di...
No, sono molto contento per l'inserimento di Morosini, ci sarà anche, scusa se non ti ho risposto su Marchizza, ci sarà anche l'inserimento di Marchizza che l'ho voluto fortemente io, ma Marchizza io l'ho avuto 3 giorni, non l'ho mai visto per questioni nazionali. Al di là di questo è un giocatore importante anche Marchizza, ci mancherebbe. E devo dire, Morosini ha avuto il tempo, abbiamo avuto il tempo sia io che il bimbo, che Edoardo, a lavorare sulla profondità, perché lui è un giocatore che vuole sempre la palla al piede e invece bisogna attaccare la profondità. Lo stesso discorso, se voi avete visto Castaldo rispetto all'anno scorso, è migliorato tantissimo sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto del nel rientrare e nel ripartire. Io credo che ecco, c'è una grande buona volontà da parte di tutti questi ragazzi, perché hanno capito che si possa far bene anche entrando a partita tra virgolette iniziata, e non è detto che non possiamo giocare con 2 punte già a Cesena, ecco, tra virgolette. Mi cresce il naso, eh. Mi cresce il naso. Ma no, segreto è soprattutto il lavoro della settimana, mi fermo spesso anche allenamento finito con il mister e per accelerare questo processo di ambientamento che ormai secondo me è quasi ultimato, anche perché ho dei compagni di squadra intelligenti e è un gruppo sano. Se uno nuovo che viene da una realtà completamente diversa si ambienta così velocemente, è anche merito di chi lo accoglie sicuramente. Ma in realtà la partita di ieri ci è servita più nel primo tempo, perché su 3-1 per noi abbiamo visto ieri che in Serie B davvero le partite non finiscono mai. Siamo entrati in campo bene nel secondo e l'abbiamo chiusa come meritavamo. Artiglieria pesante, sì, vabbè, Gigi è una leggenda, Arde è uno dei centravanti più forti. E poi soprattutto anche abbiamo degli esterni forti e abbiamo davvero un reparto offensivo importante che può far bene. Ma innanzitutto ritrovo il campo, perché dimostrare senza giocare è un po' difficile. E non, diciamo che a Genoa sono stati 6 mesi intensi, però non ho giocato praticamente niente. Per cui già ritrovare il campo per me è una gioia incredibile. Poi le sfide per un atleta, per un professionista, sono tutti i giorni. E a volte si vincono e a volte si perdono, però questa è la vita di chi vuole mettersi in gioco. Per cui adesso dobbiamo proseguire sempre giorno per giorno bene, con mentalità. No, in realtà no, nel senso che è una squadra che ha molta qualità, secondo me potrà far bene, una squadra che poi soprattutto in casa hanno un pubblico forte. Per cui una squadra che ha qualità può far bene, è chiaro, vengono da un altro campionato e quindi devono un po' adattarsi, però penso che anche il mister, lo conosco, Stroppa penso farà un buon campionato, e siamo stati bravi noi, i meriti sono secondo me i nostri. No, ho sempre un po' di problemi alle caviglie, un po' usurate, e poi su sintetico a volte magari appoggio male il piede per 2-3 minuti, mi fa un po' male, però niente, sono abituato, niente di grave. Sì, poi è sempre questione di ambientamento, perché adesso già le prime settimane anche muscolarmente allenandoti sul sintetico sentivo la differenza, mi sentivo un po' imballato, un po'. Adesso chiaramente allenandomi tutti i giorni sul sintetico è anche l'abitudine, per cui il nostro corpo si abitua velocemente.
è creato per questo, e quindi è un vantaggio per me allenarmi sul campo in cui poi giochi il sabato. Esatto, ma questo è lo specchio della partita che ha fatto tutta la squadra, proprio tutti i singoli. Ha fatto proprio una grande partita, e quando si gioca così è difficile perdere, è difficile pareggiare, si vince. E Molina ha giocato le qualità e mi ha messo una grande palla, io ho fatto il mio dovere, insomma. Allora, innanzitutto non credo che sia stata una questione di modulo, perché praticamente i primi dieci minuti praticamente non siamo entrati in campo, sembravamo frastornati, non abbiamo mai palleggiato, mai tenuto la palla, troppo leggeri. Praticamente i primi 5-10 minuti potevamo essere già sotto di 2-3 gol. Secondo me è una questione di testa, una questione di approccio mentale, di cui mi assumo assolutamente tutte le responsabilità del caso. Poi è chiaro che uno in meno, sotto di un gol, il cambio forzato era quello di riportare nei canoni, nelle conoscenze, la squadra, e quindi mi sono riportato con i tre attaccanti. Però diciamo che saltati sempre facilmente, troppo leggeri nel voler andare a fare gol, e quindi questo probabilmente dobbiamo ancora capire la categoria. Però ripeto, io per primo forse devo capire la categoria, perché mi metto davanti ai miei calciatori e mi assumo tutte le responsabilità, perché sinceramente una prestazione del genere non mi è mai successo di affrontarla o di subirla. Ecco mister, l'approccio sbagliato giustamente, come lei diceva, da parte dei suoi ragazzi, però per più oltre c'è da dire che ha trovato un Avellino che sin dall'inizio invece ha proposto il proprio approccio giusto, insomma, alla gara. Si aspettava questo Avellino così arrembante? Assolutamente sì, avevamo preparato la partita chiaramente per fare un altro tipo di approccio, un altro tipo di palleggio. Siamo stati lenti, prevedibili, potevamo sicuramente rimetterla in sesto, però davvero troppo poco per quello che è il modo di tenere il campo, è il modo di imporsi, il modo di essere determinati e cattivi nell'affrontare una partita del genere. Assolutamente sì, ho chiesto scusa io, di solito non vado mai né a salutare né a prendere gli applausi, né a prendere, magari è successo una volta l'anno scorso, a prendere i fischi, però mi sembrava giusto andare davanti alla squadra e assumermi le responsabilità, perché se una squadra non entra in partita, se una squadra è così molle, la responsabilità è soltanto mia. Assolutamente sì, non credo che sia una questione di sistema di gioco, perché comunque diciamo che per concetti la squadra, soprattutto nel palleggio basso, non doveva trovare difficoltà, anzi al contrario, c'erano tutti i presupposti per poterla preparare così e mettere in difficoltà la squadra avversaria. È soltanto una questione di approccio mentale, di gestione nervosa della partita. Sì, io dividerei le cose, farei quello è stato una situazione, diciamo, negativa di blackout, se vogliamo, con il Pescara, di delusione. Oggi non c'è stata praticamente partita.
arrivavamo sempre secondi, i passaggi erano lenti, ci facevamo saltare con facilità. Mi sembra che i primi 3-4 interventi sono stati 3-4 cartellini giustamente dati, perché i miei ragazzi sono stati saltati sistematicamente. Si esce con da uomini, credendo in quello che si fa, perché comunque non si può buttare tutto quello che si fa, tra l'altro siamo insieme da tanto tempo, e quindi ripeto, io per primo, così come i miei ragazzi, dobbiamo capire la categoria. Probabilmente attraverso il lavoro, ma dando qualcosa in più, ne possiamo uscire, e ne sono convinto, perché credo che le qualità della mia squadra, le qualità di questa squadra siano davvero tante, soprattutto morali, non soltanto tecniche. Secondo me tecnicamente possiamo fare la Serie B alla grande, ma moralmente dobbiamo dare qualcosa in più, anche se purtroppo oggi usciamo veramente delusi, ma ci deve essere rabbia, e voglia di riscatto. Non possiamo abbassare la testa e basta. Ma proprio da questo presupposto dico che mi dispiace e mi assumo le responsabilità, perché non siamo stati noi per tutta la partita, se vogliamo, anche se poi dopo l'1-0 sembrava di rimetterla in gioco, dopo il 2-0 sembrava comunque di tenere il campo in una certa maniera, ma c'era un atteggiamento dell'Avellino che giustamente in vantaggio di due gol ci attendeva per poi ripartire. Cioè, la sensazione è che potevi andare avanti ma non fare gol, quindi bisogna dare di più, bisogna assolutamente dare mentalmente di più, avere un approccio, io dico, più da uomini, meno da settore giovanile. Ma nel momento in cui dico questo, non punto il dito sui miei giocatori, sono io il responsabile perché la squadra è entrata in campo in questa maniera. Io credo che i giocatori li vedo tutti i giorni, e le scelte siano dettate anche dal lavoro settimanale, al di là della scelta di poter giocare a tre dietro e trovare magari le superiorità numeriche nel palleggio basso. È stata una scelta, mi sono ricreduto, chiaramente in campo, anche per necessità, eravamo sotto di un gol e quindi il segnale era mettere un attaccante in più. Non mi dispiace di averne cambiati sei, credo che nel momento in cui un ragazzo mi dimostra in campo di poter essere pronto, chiaramente mi riferisco a Fedele, mi riferisco a Camporese, mi riferisco a Beretta, e Segnali sono stati di assoluto valore, perché nelle partite precedenti ha fatto delle cose importanti, e quindi era giusto fare una scelta del genere. Chiaramente col senno di poi. Assolutamente sì, l'ho detto appena sono entrato, ho chiesto scusa ai tifosi, sono io il primo responsabile. No, poi entro nel dettaglio, quindi magari vado in situazioni individuali, quindi non mi va di tirar fuori cose che poi non...
sono difficili poi da spiegare. Credo che con Beretta e Mazzeo potevamo avere più profondità, con i tre centrocampisti non cambiava il modo di far giocare in mezzo al campo, con i tre contro due nel momento in cui c'era lo sviluppo avevamo sia ampiezza che verticalità, quindi sta tutto qui. Però cioè, è inutile stare qua a parlare di livello tattico, di poter giocare in superiorità numerica, di poter giocare con obiettivi diversi, tattici, quando poi l'approccio mentale è stato devastante. Buonasera, il Foggio quando perde costantemente, 5 gol con Pescara, 5 gol stasera con l'Averrino, potevano essere anche qualcosa di più. L'arrivo di Camporese, sempre che non abbia almeno dato tutto, in questo momento è appena arrivato. Ecco, quando si prende un numero così importante di gol, non è sicuramente soltanto colpa della difesa, ma in linea generale è qualcosa da fare. Beh, per quanto riguarda Pescara avevo detto che probabilmente c'è stato poco equilibrio. Negli ultimi tre gol c'è stato un blackout, una delusione, perché comunque la squadra stava facendo una prestazione fin lì eccellente, da un momento all'altro si poteva riagguantare il Pescara, eravamo padroni del campo, quindi sono due situazioni assolutamente diverse. Per quello che riguarda oggi non posso commentarlo, cioè, veramente ci sono tanti aspetti negativi. Credo che andare sotto, cercare di recuperare, prendere il secondo gol e il terzo gol, non credo che sia una questione fisica. È sicuramente un aspetto, solo ed esclusivamente l'aspetto mentale. Non possiamo chiederti chi ricordo la linea. Assolutamente positivo. Arrivederci, grazie. No, ma in campo andiamo noi, giochiamo noi, quindi sicuramente abbiamo anche noi responsabilità. Quello che è successo non ve lo so spiegare, perdere così fa male, è brutto, però giochiamo tutti i sabato, quindi dobbiamo cercare di capire dove abbiamo sbagliato e andare avanti per le prossime partite. No, no, no. Senti, quando la difesa prende un numero così importante di gol, non è da ma tutta la squadra, non solo la difesa. Giochiamo in 11 e siamo 11 in campo. Ve l'ho detto prima, non lo so, dobbiamo capire, cercare col mister cosa abbiamo, dove abbiamo sbagliato e cercare di migliorare ogni settimana. L'Avellino giocano bene, hanno un mister preparato, molto, molto bravo, hanno giocatori importanti che hanno fatto tanta Serie B, quindi lo sapevamo anche che era una squadra brava. Adesso, come lo sapete tutti, hanno fatto anche io dico anche complimento all'Avellino che hanno fatto una bella partita. Perché non c'era? Perché non c'era? Ok. Ok. Sì. Abbiamo preso il gol subito dopo, quindi abbiamo anche mentalmente, non direi mollato, però ci ha dato un colpo in testa, sì. No, dobbiamo accorciare la squadra perché la squadra era un po' troppo lunga, quindi gli spazi poi sono più importanti, più facile per loro ripartire anche, quindi secondo me dobbiamo accorciare sia offensivo che difensivo la squadra. Buonasera. Thank you.
sì, no, ma... No, ma ha ragione, cioè siamo... Siamo tutti responsabili, quindi come ho detto prima andiamo noi in campo, lui ci dice cosa fare, ci dice la tattica, ci dice chi gioca, però in campo andiamo noi, cioè lui ci può aiutare, ci aiuta tanto a bordo campo, però in campo lottiamo noi e nei contrasti andiamo noi, non lui. Ha ragione. Sì, ha ragione. Abbiamo mancato anche un po' di cattiveria, di voglia di fare risultato qua. Sì. Senta, lei è contento della sua posizione? L'abbiamo vista un tantino compassato, a volte è fatto invece portato. No, io sono contento. Anche l'anno scorso a Bari giocavo questa posizione, quindi sì, sono contento. Sì, perché il Foggia anche c'ha l'abitudine di giocare 4-3-3, cioè l'anno scorso giocavano con questo modulo, quindi c'hanno i riferimenti, l'abitudine, quindi sicuramente è un po' più facile. No, ma fisicamente sto bene, però cioè, come ho detto prima, tutta la squadra dobbiamo... Cercare di capire dove abbiamo sbagliato, io il primo.